Ciao, sono il dottor Max. In questo video ti spiego come si cura la meningite batterica. La meningite batterica è una grave infezione delle membrane che circondano il cervello e il midollo spinale. Il trattamento della meningite batterica richiede un intervento medico urgente in un ambiente ospedaliero. Ecco come di solito viene trattata: terapia antibiotica. Il trattamento principale per la meningite batterica è l'uso di antibiotici. Gli antibiotici vengono somministrati immediatamente, solitamente tramite una via endovenosa, per via intravenosa, una volta che è stata identificata la causa batterica specifica. L'antibiotico scelto dipenderà dal tipo di batterio responsabile, che può essere determinato attraverso analisi del liquido cerebrospinale prelevato tramite una procedura chiamata lombotomia o puntura lombare. La terapia antibiotica deve essere iniziata il più presto possibile per prevenire gravi danni al cervello e al midollo spinale. Terapia di supporto. Oltre alla terapia antibiotica, possono essere necessarie terapie di supporto per alleviare i sintomi e prevenire complicazioni. Queste terapie possono includere terapia antinfiammatoria. Alcuni pazienti possono ricevere farmaci antinfiammatori per ridurre l'infiammazione delle meningi. Terapia per il controllo dei sintomi. Il trattamento dei sintomi come la febbre, il mal di testa e il dolore può essere incluso nella gestione. Fluidi e monitoraggio. I pazienti possono richiedere fluidi per evitare la disidratazione e possono essere monitorati attentamente per segni di peggioramento o complicazioni. Isolamento. A causa del rischio di trasmissione dell'infezione, i pazienti con meningite batterica sono generalmente messi in isolamento ospedaliero fino a quando l'infezione non è sotto controllo. La meningite batterica è una condizione medica molto seria che richiede cure mediche immediate. Un trattamento tempestivo può prevenire gravi complicazioni come danni cerebrali, paralisi, sordità o perfino la morte. È fondamentale consultare immediatamente un medico o cercare assistenza medica di emergenza se si sospetta di avere la meningite o si conosce qualcuno che ne è affetto. La prevenzione è importante e la vaccinazione contro alcuni tipi comuni di batteri che possono causare la meningite batterica, come il meningococco e lo pneumococco, è raccomandata in alcune fasce di età e situazioni a rischio. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e metti un mi piace a questo video, che puoi commentare, raccontando le tue esperienze, offrendo un servizio utile alla comunità. Buon proseguimento, ci vediamo alla prossima domanda esaminata.